Cari amiche e cari amici, vi ricordo che in questa playlist si alternano video di approfondimento all'Advaita Vedanta con video tratti dal libro Io sono quello di Nisargadatta Maharaj e dai miei commenti a quel libro. E questo video che state vedendo è il secondo video di approfondimento. Nel primo video di approfondimento abbiamo parlato di Sat. Vi ricordate le caratteristiche del Brahman? Sat, Chit, Ananda, essere, coscienza e beatitudine. Abbiamo parlato nel primo video di approfondimento, dicevo, di Sat, l'essere, e adesso approfondiamo il concetto di Chit, la beatitudine, la coscienza, scusate, Chit è la coscienza. Chit, che cosa significa, ecco, questo vocabolo che ordinariamente viene tradotto con coscienza. Ecco, gli amici del Sangha che meditano, no? Sanno che se noi guardiamo dentro di noi, invece che all'esterno, c'è sempre qualcosa da guardare, quindi c'è sempre un oggetto. E gli oggetti che maggiormente invadono la nostra coscienza quando meditiamo sono i pensieri. Poi ci sono le sensazioni, così anche come le emozioni. E tutto questo poi spesso sono difficile, è difficile scindere pensiero da sensazione, da emozione, però sono tutti questi elementi che si intrecciano e invadono la nostra coscienza quando siamo in meditazione. E questo è il processo di conoscenza che ci porta a cercare dentro di noi qual è quella cosa che non muta mai, appunto il Brahman. Allora ecco, quando parliamo di coscienza di sé o coscienza, ognuno credo che sappia cosa sia. Ad esempio, se svengo, non ho coscienza di me. Quando sono sveglio, sono cosciente. Se mi ipnotizzano, non ho coscienza di me. E questo è molto facile per comprendere cosa è la coscienza, però questo concetto di coscienza viene utilizzato anche nelle dottrine di trasformazione interiore e come la meditazione o come altre pratiche in modo anche molto diverso. Perché? Perché soprattutto noi che meditiamo sappiamo che le persone comuni pensano di essere sempre coscienti di se stessi quando non lo sono quasi mai. Come utilizzando i concetti dell'Advaita Vedanta, chi è consapevole di che cosa? E questa è una questione enorme, quindi vale la pena di soffermarsi questo video su questo discorso proprio della coscienza. Io faccio sempre questo esempio, no? Ad esempio, tu che mi stai ascoltando questo video, adesso senti il contatto del tuo corpo, dove stai seduto? Quindi del tuo sedere, delle tue cosce, dove stai seduto? Ecco, ora io nominando questa cosa l'ho riportata nella sfera della tua coscienza. Fino a un minuto fa la sapevi questa cosa, certo, ma era sotto il livello della coscienza, era nel tuo inconscio. Dunque, cos'è questa coscienza? Per comprenderlo bisogna inserire altri due termini, oggetto e soggetto. Si dice ad esempio nei testi sacri che la realizzazione è la condizione di coscienza suprema, perché questa realizzazione trascende la dualità dell'oggetto e del soggetto. Ecco, quante volte l'avete letta questa frase o quante volte l'avete sentita nella mia playlist? Che il trascendimento, il trascendere dell'oggetto e del soggetto. Ecco, non voglio complicare la situazione né parlare e fare discorsi filosofici
fumosi di filosofia, anche perché sapete che il mio canale è un canale molto pratico. Semplicemente voglio condividere con voi delle realtà profonde, e non dovete farvi impressionare dal fatto che si tratta di verità metafisiche, perché la metafisica spesso che parla di relazioni tra oggetto e soggetto, e spesso questi oggetto e soggetto vengono accomunati nel linguaggio filosofico. Pensiamo, semplifichiamo, sapete che a me piace semplificare. Che cosa ci insegnano alle elementari? Quando cominciamo a scrivere, la costruzione dei pensierini, i famosi pensierini. Chi non è passato per lo scrivere i pensierini? E allora, ecco, ci si spiega che c'è un soggetto, un verbo e un oggetto. Io mangio la mela. Io è il soggetto, mangio è il verbo, la mela è l'oggetto. In un insegnamento che parla di coscienza o prendere coscienza, qual è il soggetto? Qual è il verbo e qual è l'oggetto? Facciamo un esempio. Io percepisco il computer. Io è il soggetto, percepisco il verbo, il computer è l'oggetto. Ecco, nel tempo e nello spazio c'è una serie infinita di oggetti che sono in una successione anch'essa infinita in un certo senso. Però la cosa interessante è che mentre ci sono infiniti oggetti, il soggetto che sperimenta questi oggetti è uno solo. E questo si lega strettamente al discorso che stiamo facendo di Chit, la coscienza. E dunque vale la pena soffermarsi su questo tema, perché il Vedanta sottolinea l'importanza di questo tema. Allora abbiamo detto, ci possono essere infiniti oggetti, il soggetto però che sperimenta questo è uno solo. Questi infiniti oggetti possono essere interiori ed esteriori. Le persone comuni provano molto più, sperimentano molto più quelli esteriori, anche spesso le loro emozioni, le loro sono molto messe in relazione sempre con l'esterno. Noi che meditiamo sappiamo anche isolare, soprattutto nei livelli avanzati, ad esempio, sappiamo isolare tranquillamente una singola emozione, una singola sensazione. Sappiamo nei livelli avanzati vedere perfino il sorgere di una sensazione o di un'emozione, vederne lo sviluppo e vedere che svanisce, tutto il processo dell'impermanenza, della nascita, la permanenza apparente e poi la morte, in questo caso del pensiero o di una sensazione. Però qui attenzione, perché di solito si confonde la parola coscienza con la nostra condizione ordinaria, con la nostra condizione abituale. E noi che meditiamo sappiamo che questa condizione è maya, quindi è uno stato di sonno, molto simile al sonno. Si crede di essere svegli, ma non si è così. Perché? Perché si è soggetti continuamente a questo pensiero compulsivo, che oltretutto questo pensiero compulsivo, come sanno chi nei primi mesi, nelle tecniche che io do di meditazione, si vede che dietro questi pensieri, anche discorsivi, sono sempre celate delle immagini, e noi poi impariamo a distinguere. E tutte queste immagini, questo pensiero discorsivo che affolla la mente e il propulsivo di questo tutto questo susseguirsi di pensieri, no? E normalmente si confonde la parola coscienza scambiandola per la percezione di Maya, di quello che gli orientali chiamano Maya, di questo diaframma che c'è tra noi e la realtà effettiva, questo diaframma formato appunto dai nostri pensieri, emozioni, sensazioni e dalla costruzione di questo ego fittizio che però sembra estremamente concreto. E in questo, perché sto dicendo questo? Ripeto, non per fare delle semplici elucubrazioni filosofiche che non mi interessa. Io ho sempre detto che preferisco parlare una persona anche che abbia sperimentato
una seduta seria di meditazione che non con un laureato in filosofia che fa questi discorsi fumosi, ma poi spesso non ha mai guardato seriamente una volta dentro se stesso. Quindi non mi interessa fare della filosofia, sto parlando di cose molto concrete. Tutti possiamo sperimentare, basta chiudere gli occhi qualche minuto e vedere tutti questi pensieri, questi intrecci tra emozioni, sensazioni. E tutti possiamo vedere che le persone confondono la coscienza assimilandola a questa condizione compulsiva del pensiero. E anche tutti noi che meditiamo siamo passati per questo, perché la nostra cultura ci stimola a questo, e quindi a confondere il nostro pensiero con Maya. Poi con la meditazione ci rendiamo conto di quanto poco riusciamo a controllare in realtà il processo del pensiero, qualcosa di molto articolato e qualcosa di molto complesso. E abitualmente soggetto e oggetto, possiamo anche parlare di spettatore e cosa vista, o spettatore e spettacolo, sono connessi inestricabilmente. Ci sono pensieri, sensazioni, emozioni che si intrecciano. A volte percepiamo di più una sensazione, a volte un'emozione, a volte un pensiero, a volte si intrecciano queste cose. Ma ripeto, c'è sempre una coscienza immutabile che percepisce tutto ciò. E questa è l'essenza del Vedanta. Purusha, colui che osserva, l'elemento permanente. Questo elemento che sta osservando in questo momento, sta osservando sia il video che state vedendo, sta ascoltando, osservando, ascoltando i discorsi che sto facendo, e nello stesso tempo osserva il vostro commento mentale a quello che sto dicendo, perché voi state dicendo interessante, oppure noioso, oppure non capisco, oppure capisco tutto. Ecco, questo è il vostro commento, e il Purusha, l'osservatore, è l'elemento stabile di noi, no? E c'è sempre questo elemento, proprio perché è stabile, anche di notte, è colui che osserva i sogni. E nella meditazione per noi è molto importante poi questo aspetto dell'elemento immutabile. Quindi ci sono pensieri, sensazioni, emozioni, ma non c'è in tutto ciò una coscienza immutabile che percepisce questo. Ordinariamente non ci si rende conto, perché la coscienza normalmente si tiene coscienza questa sorta di sonno del velo di Maya, del pensiero compulsivo, e invece esiste una coscienza con la C maiuscola, potremmo dire, che è realmente immutata ed immutabile, E il mondo dei fenomeni, tutto quello che accade intorno a noi, dipende dal tempo, dallo spazio, dalla causalità, dalla misurazione. Guardiamo qualsiasi cosa, anche lo stesso computer occupa uno spazio, Poi un giorno lo butteremo, e quindi perché sarà invecchiato, dipendente dal tempo, dalla causalità, se ci cade a terra si frantuma, dalla misurazione e così via. E questa è la dimensione temporale del divenire, la dimensione duale, dove tutto ha un suo contrario, e qui è facile distinguere soggetto e oggetto in quello che è esterno a noi. Ecco, io sono qui e guardo il video, ho davanti il computer, e allora io sono il soggetto e questo è il computer di cui prendo coscienza, lo vedo, questo è il computer, è l'oggetto, io sono il soggetto che guarda questo oggetto. Ma attenzione, non diamo la cosa così per scontata, Ecco Chit, la coscienza, perché è su questo io, su questo soggetto che percepisce l'oggetto, che vi invito a riflettere, vi invito a penetrare, perché dovete fare delle scoperte su Chit, non lo dovete dare per scontato. Dobbiamo dissipare tutta questa serie di veli che Maya crea, che l'illusione crea, per vedere ciò che le persone ordinarie non notano, che si comincia a notare attraverso un serio cammino di meditazione, di introspezione, che richiede una seria e quotidiana disciplina. E attenzione, il Vedanta sappiamo che fa parte della tradizione induista, e qui in questa tradizione si nota qualcosa che
apparentemente può sembrare molto semplice, quasi un discorso semplicistico, e invece è importantissimo. Che cosa mi riferisco? Ecco, facciamo questi esempi. Uno tra i cinque sensi, prendiamo ad esempio la vista. La parola vista, la parola visione, spesso viene usata in senso astratto per indicare la coscienza. Perché? Perché esistono migliaia di oggetti che possiamo vedere, ad esempio, anche con un occhio solo, nonostante che la vista in realtà poi è un organo doppio, ci servono, noi utilizziamo tutti e due gli occhi per vedere. Con i miei occhi fisici che non cambiano, posso guardare migliaia di oggetti, e queste diverse immagini, come sappiamo, si imprimono nelle nostre pupille, nei globi oculari, ma sono gli occhi che guardano tutti questi oggetti, e la mente poi, attraverso tutte le dinamiche di decifrazione di questi oggetti, tutti gli input che manda al cervello, che ragiona su questi oggetti e ci mette in relazione con questi oggetti. E dunque ecco che il mentale appare come un soggetto che percepisce un'infinità di oggetti, che sono le immagini appunto che restano impresse nell'occhio, visto che come esempio abbiamo preso la vista, potremmo prendere uno qualsiasi dei nostri sensi. Ecco, questo mentale, questa parte nostra mentale, che quando un fiore si imprime nell'occhio dice ecco, questo è un fiore, oppure un uccello, un gatto, una poltrona, quel che volete. Ecco, questo mentale è costituito da tutte queste idee che a loro volta, attenzione, possono diventare oggetti per un soggetto che percepisce. Possono essere tradotti, mi spiego meglio, ad esempio un fiore può essere visto come oggetto e poi il pensiero del fiore, anche il pensiero del fiore che non è il fiore stesso, può essere a sua volta un nuovo oggetto percepito, che si trova ancora più vicino alla quella che è la nostra psiche del fiore reale, il fiore e la lettura del fiore reale che diamo e con cui costruiamo l'immagine mentale. E attraverso questi meccanismi noi riconosciamo tutto quello che c'è all'esterno di noi, il computer, la stanza, la foglia, una sedia, qualsiasi cosa. Attenzione qui, attenzione. Questo soggetto che vede e percepisce i pensieri in quanto oggetti, ora noi dobbiamo chiederci, può essere questo soggetto che guarda, che osserva, e percepisce tutti questi meccanismi di cui ho parlato, può essere a sua volta oggetto di un ulteriore soggetto che ne prende coscienza? E mi spiego meglio per chi non è abituato molto al linguaggio filosofico. Allora, se meditiamo, ad esempio, cominciamo ad osservare, entriamo profondamente dentro noi stessi, noi scopriamo un soggetto supremo che non può diventare oggetto di coscienza per nessuno. L'osservatore, colui che guarda dentro di noi, non può diventare oggetto di coscienza per nessuno. Per nessuno. Qui userei la lettera maiuscola se dovessi scrivere, la coscienza suprema, che è in grado di percepire i fenomeni, è questo Purusha, questo osservatore. Dunque il Purusha, questo osservatore, colui che osserva e che percepisce tutti i fenomeni, non può però essere percepito da nulla. È come i nostri occhi possono vedere qualsiasi cosa, ma non possono vedere se stessi. E così l'osservatore può osservare qualsiasi cosa, ma non può essere osservato. Ecco l'esperienza della non dualità che supera la distinzione tra soggetto e oggetto e trascende questi termini, perché
Ci sono sempre questi termini quando noi ci rivolgiamo all'esterno: un conoscitore, un conosciuto e l'atto della conoscenza che collega conoscitore e conosciuto. Ad esempio, io sono il conoscitore, osservo il computer è quello che io sto conoscendo, quindi il conosciuto, però io, tra me e il computer, c'è che ci lega, c'è l'atto di osservare, è quell'atto di conoscenza. Quindi conoscitore, conosciuto e l'atto di coscienza che collega. Se conosco questo computer, ci sono il microfono che è conosciuto, io sono il conoscitore e il nostro rapporto che è la conoscenza. Tre termini. Attenzione qui, se però esiste solo il soggetto, cioè il conoscitore, e null'altro, ecco che questi tre termini vengono trascesi al nostro interno. E cos'è che si conoscerà? La coscienza pura. Ecco il soggetto supremo di cui ci parlano i Vedanta, di cui ci parla il Vedanta. Quell'osservatore di cui non si può dire nulla, tranne semplicemente che è, e mi ricollego al discorso del Sat, come abbiamo visto, Tutte le cose cambiano, si trasformano, mutano, però tutte le cose hanno in comune che cosa? L'essere, che sono. Qualsiasi cosa. Posso dire che è, questo computer è, io sono, il mio pensiero è, bene? Nella coscienza non duale, che si sperimenta penetrando nel Brahman, penetrando nel profondo di noi stessi, si superano tutte le distinzioni duali, quindi anche tra soggetto e oggetto. E si supera dunque anche la relazione in tre termini, soggetto, oggetto e la relazione tra questi. Ecco che si trascende nel soggetto supremo, nel Brahman, di cui non si può dire nulla tranne che è. Attenzione, perché di solito si commette l'errore di confondere il soggetto con una realtà di cui si può dire qualche cosa. Per esempio, sì, io sono il soggetto, ho capito, io sono il soggetto. E qui rientriamo nella dinamica di fare di quel soggetto un oggetto e così via, come una sorta di gatto che si morde la coda, di cane che si morde la coda. Perché? Perché se noi possiamo dire qualcosa su di esso, e questo nuovamente diventa oggetto di conoscenza. Invece il Purusha, l'osservatore, non può essere oggetto di conoscenza, abbiamo visto. Si può semplicemente... Perché il fondamentale è la meditazione? Perché nella meditazione, se si penetra nel profondo di noi stessi, noi siamo, semplicemente siamo, pura coscienza, senza dualità. E allora comprendiamo realmente. Quando dico io sono, tutte le altre definizioni sono incluse nell'essere, nella coscienza dell'essere, la pura coscienza. Perché tutto il resto, sono giovane, sono uomo, una donna, sono fallito, sono bravissimo, sono malato, sono in ottima salute e così via. Tutti questi poi sono attributi, interpretazioni che hanno come fondo comune io sono. Io sono. Dunque il soggetto supremo non è confondibile con ciò che comunemente chiamiamo io. Non è confondibile il soggetto supremo. Questo soggetto viene chiamato Purusha, il testimone, colui che osserva. E anche questo è interessante perché, ad esempio, se noi prendiamo un processo, il giudice chiama il testimone che ha visto, ad esempio, un omicidio, non dirà mai, per me lui è il colpevole perché gli ha sparato per questo motivo. No, il testimone si dovrà esporre i fatti, non la sua interpretazione, a meno che non glielo chieda il giudice. Il testimone che è realmente tale è neutro. E se una persona prende posizione non è più un testimone. E questo è vero anche riguardo all'osservatore e a ciò che è al discorso della coscienza pura, Chit, Sat Chittananda, le caratteristiche del Brahmana. Essere, coscienza e beatitudine. Dunque il testimone
testimone, dicevo, deve essere neutrale. E il testimone perfetto è lo specchio. Ecco lo specchio. Si mette qualcosa davanti allo specchio? Lo specchio non è che cambia forma, che dà giudizi, riflette semplicemente. Come il maestro spirituale autentico, non sta lì per giudicare. Può utilizzare anche a volte la bastonata, il giudizio, lo scossone, ma dentro di sé non giudica, perché è semplicemente uno specchio ed è cosciente di avere questo ruolo di specchio. Lo specchio è al di là della legge di attrazione e repulsione. Se lo specchio riflette una rosa o riflette un mucchio di rifiuti, va bene? Non fa distinzione. Ecco perché gli specchi sono da sempre usati come il simbolo del Purusha, di colui che osserva dentro di noi, del testimone, lo specchio. Che cosa dunque in noi è coscienza, pura coscienza, quindi del tutto neutra, incontaminata. E attenzione, perché solo questa coscienza pura, chit, merita di essere definita soggetto o testimone. Bene? Ogni forma, ogni modificazione di questa coscienza diventa un oggetto di cui si può divenire consapevoli quando siamo centrati in noi stessi. E questo testimone è veramente degno del suo nome. A volte è chiamato lo spettatore, che viene distinto dallo spettacolo. Lo spettatore non è mai descrivibile, attenzione, il testimone non si può descrivere, è pura coscienza. E anche questa descrizione è impropria, proprio perché non si può descrivere. Perché non si può descrivere? Perché se è una realtà che si può descrivere, necessariamente la ributtiamo al di fuori di noi e ricreiamo la dualità. Quindi ogni definizione, ogni condizionamento, ogni attributo, ogni determinazione non sono applicabili al testimone, alla coscienza pura. Potremmo anche definirlo il puro io sono. È distinguibile da qualsiasi cosa possiamo avere esperienza. E dentro di noi c'è la possibilità di questa coscienza ineffabile, di questa coscienza pura, di questa coscienza che possiamo dire che è semplicemente coscienza, proprio perché non possiamo attribuirle alcuna qualifica. E qui che i Rishi hanno azzardato, si sono spinti in avanti quando l'hanno definita Sat Chit Ananda, pur sapendo che sono sempre termini impropri e sono termini che noi definiamo separatamente. Sat essere, Chit coscienza, Ananda beatitudine, in realtà sono intrecciati perché Brahman è uno, però i Rishi ci dicono che l'unico modo per descriverlo è Sat Chit Ananda, e questo è il tentativo migliore per cercare di descrivere. È il dito che indica la luna, che non va confuso con la luna, e tutte queste parole indicano quello, con la Q maiuscola si scrive, anche scritto nel Vedanta, no? Tat, io sono quello, va bene? Che è indicibile, però tuttavia è la coscienza, la trascendenza suprema. Ecco, è un altro esempio. Un esempio fenomenico: se noi in una stanza buia, in cui ci sono oggetti che di notte non si vedono, io accendo la luce, questa luce non toglie niente a quegli oggetti. Tutti gli oggetti sono illuminati da quella luce, ma non è che sono modificati da quella luce, sono semplicemente illuminati. E questa luce, attenzione, non è altro rispetto a quegli oggetti in realtà. Partecipa poi della natura di quegli oggetti nel momento in cui accendiamo la luce. Quando Gesù dice la lucerna del tuo corpo è l'occhio, se l'occhio è sano anche il tuo corpo è tutto nella luce, ma se è malato anche il tuo corpo è nelle tenebre, intende dire questo. E questa lampada, quest'occhio del corpo è la coscienza, la nostra coscienza.
che, come ho detto, resta pura e incontaminata. Bene, continueremo nel prossimo video con i dialoghi di Nisargadatta, tra due video con gli approfondimenti di Chit e Ananda. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.